ci potete vedere un altro elemento caratteristico degli edifici lombardi, che è il soffitto a passa sotto, che è molto simile a un soffitto a cassettoni, ma come potete notare ci sono delle grandi travi che appunto hanno una funzione statica, che vengono messe in ben in evidenza, in particolare questo trave centrale e i travicelli che lo attraversano ortogonalmente. Molti di questi soffitti erano poi impreziositi da ulteriori stucchi, ulteriori pitture, che purtroppo non sempre sono rimaste solidali con il legno. Comunque in alcuni dei riquadri si può vedere che comunque c'era un motivo a rosetta dipinto in rosso, soprattutto in questa parte si può osservare meglio. Nella parte superiore si sono conservati appunto gli affreschi, c'è lo stesso problema di conservazione che abbiamo osservato nell'ingresso della biblioteca. La bottega che segue gli affreschi è la stessa di cui abbiamo già parlato, e qui potete osservare tra un riquadro e l'altro, sorretto dai putti, di nuovo questo motivo delle grottesche, che in questo caso raffigura una serie di fiorellini, vasi, elementi vegetali comunque molto stilizzati, che è proprio ripreso dalle grottesche caratteristiche del periodo di Nerone, quindi si rifanno direttamente a quelli della Domus Aurea. I temi rappresentati invece nei riquadri questa volta sono riconoscibili in parte. Allora, partendo da questo qui, possiamo immaginare che si tratti del mito di Deucalione e Pirra, che sono in pratica l'equivalente di Adamo ed Eva, sono i progenitori mitici della stirpe dei greci. Che cosa avevano fatto? Erano sopravvissuti al diluvio e per ripopolare la terra Zeus li aveva invitati a raccogliere delle pietre e a gettarle alle loro spalle. Dalle pietre lanciate da Pirra, che è una donna, nasceranno le donne, mentre le pietre che si getta alle spalle di Equalione daranno origine agli uomini. Questo mito non ha altre raffigurazioni, almeno tra quelle conservate in questa stanza. Subito dopo si passa in questi due riquadri al mito di Cadmo, che è il fondatore mitico di Tebe. Che cosa fa Cadmo? In questo riquadro centrale sta praticamente arando il terreno per gettare i denti di drago, che saranno il seme da cui nascerà la stirpe degli Sparti, che sono dei guerrieri che inizialmente combatteranno contro Cadmo e gli altri soldati che lo affiancano in questa impresa della fondazione di Tebe. Poi, successivamente, nell'altro quadro, si vede il momento in cui ci si sistema nell'accampamento per fondare la città di Tebe. Quindi si vede la vicenda della guerra contro gli Sparti e la fondazione sullo sfondo della città, che viene raffigurata turrita, perché proprio ancora non si era abbandonata questa concezione della città fortificata, munita di torri, e insomma non era del tutto tranquillo il suolo italiano, nemmeno agli inizi del 600. Purtroppo non siamo in grado di identificare il quadro successivo, ma nell'altro invece possiamo già riconoscere qualche personaggio in più. Allora, nella parte inferiore, sotto quei nuvoloni neri, si verifica una tempesta. Potrebbe essere una delle tante punizioni inviate da Zeus per gli uomini, mentre nella parte superiore c'è un concilio di divinità. Si può riconoscere Hermes con il bastone attorno a cui è avvolto il serpente, che è poi il simbolo che si ritrova nelle farmacie, Chiomino. Lo riconoscete? Qui in alto sulla destra. Allora, molto probabilmente quel concilio di divinità è quello che sta decidendo la sorte di Ercole, che è il protagonista delle vicende che si vedono raffigurate invece sulla parte destra. Allora, nel primo quadro vediamo Ercole con la leontea, la pelle del leone Nemeo, che ha sconfitto in una delle 12 fatiche,
che scocca una freccia contro il centauro Nesso, che sta trasportando sul dorso la moglie di Ercole, Deianira. Questo momento, seppure sembra secondario nella storia di Ercole, è invece fondamentale per lo sviluppo successivo. Cioè, dopo che Ercole è diventato un eroe perché ha superato le 12 fatiche, questo momento è quello che segnerà la sua fine, perché in quel momento, mentre Nesso sta morendo, inganna Deianira, gli dice di raccogliere il suo sangue, di impregnarci una tunica e di regalarla ad Ercole, perché in questo modo lui le sarà fedele per sempre. Quando Deianira si accorge, passerà del tempo, però quando Deianira si accorge che Ercole si sta innamorando di Iole, un'altra donna più giovane di lei, Deianira decide di usare l'astuzia che gli ha comunicato Nesso. Nel momento in cui Ercole indossa quella tunica, gli brucerà addosso, provocandogli atroci sofferenze. A quel punto Ercole, nel secondo riquadro, decide di invocare la morte da parte degli dei, che gli dei insomma gli diano la morte. Quindi si espone su una pira, su una catasta di legna, sul monte Eta. Ma è l'uomo quello? Sì. Perché? Purtroppo... È un uomo generoso. La lettura è abbastanza problematica. Io vi sto dicendo quella che mi ha convinto di più. A meno che già ai tempi ci fosse la chirurgia. Può darsi. Non lo escludiamo. Comunque, secondo l'interpretazione più accreditata, si tratta di Ercole che si espone su una pira e invoca gli dei della morte, quindi di accendere la pira se vogliono che lui muoia. Però le divinità decidono invece di trasformarlo in un eroe, quindi di dargli l'immortalità. Si tratta di quei pochissimi uomini che avranno questo dono, e quindi di dargli la gloria eterna. Quindi si vede nel riquadro successivo che Ercole svanisce in una nuvola. Gli altri riquadri non sono molto leggibili. Qual è